Skin, la storica leader degli Skunk Anansie, e la scrittrice e performer Lady Fag. Saranno presto in tre. La giornalista incinta lo ha annunciato con una foto sulla sua pagina Instagram, Coming Soon. Andrew Bobby Fags Makestra e Skin e la compagna performer stanno insieme da 4 anni e presto si sposeranno. Skin, la storica leader degli Skunk Anansie, e la scrittrice e performer Lady Fag. Saranno presto in tre. La giornalista incinta lo ha annunciato con una foto sulla sua pagina Instagram, Coming Soon. Andrew Bobby Fags Makestra e Skin e la compagna stanno insieme da 4 anni. A settembre 2020, la cantante di You'll Follow Me Down aveva annunciato il matrimonio. Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente, così Skin aveva annunciato il matrimonio con Lady Fag lo scorso settembre, non vediamo l'ora che arrivi il grande giorno. Adesso, proprio Skin e Lady Fag sono in dolce attesa, è il primo figlio per la coppia. Lady Fag ha scritto, sei l'unica per me, ti amo tantissimo sempre e comunque. Skin è già stata sposata dal 2013 al 2015 con Christiana Wiley, il loro matrimonio si è celebrato proprio in Italia. Da 4 anni, la cantante degli Skunk Anansie è legata all'artista newyorkese. È la prima figlia per entrambe. Sul suo profilo, Lady Fag mostra il suo entusiasmo scrivendo, sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì, a dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d'amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina. Rainer Baron, questo è il vero nome di Lady Fag, è una scrittrice, artista, è un personaggio della Midlife ed è una produttrice di eventi. È nata a Toronto, dove gestiva un negozio di abbigliamento vintage. È stata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi per poi trasferirsi a New York. Assumendo il nome di Lady Fag, è la principale organizzatrice di feste, è stata anche vicina alla fondazione di Toilet Paper. La rivista Underground fondata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Collabora con la rivista Paper. Candy Magazine, 25 Magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.